Sulla vaccinazione Pfizer degli ultra-ottantenni, la regione triplica le dosi a disposizione di ogni medico e amplia l'agenda ai super festivi quali Pasqua, con l'obiettivo di chiudere il giro delle prime dosi per il 25 aprile e tutto il ciclo a metà maggio. In sostanza si corre ai ripari per tentare di sfilarsi di dosso la maglia nera nazionale. Secondo la classifica stilata dalla Fondazione Gimbe, per gli over 80 la Toscana è ultima per somministrazione della prima dose e penultima per la seconda. D'altronde, sin dall'inizio e per un mese, i medici di medicina generale a cui è stata affidata questa fascia di popolazione hanno avuto a disposizione una sola fiala a settimana, pari a 6 dosi. Premesso che Pfizer è usato sia per il variegato mondo della sanità che per gli ultra-ottantenni, questo numero ridicolo è sì frutto del taglio delle forniture a livello nazionale da parte della casa produttrice, ma anche di scelte discutibili in sede di avvio della fase 1, quando, oltre agli operatori sanitari e sociosanitari, sono stati inseriti nelle vaccinazioni i dipendenti delle ASL, quali gli amministrativi che non hanno alcun contatto con i casi positivi. Di fronte a una riduzione degli ordinativi Pfizer, il risultato è stato che per garantire la seconda dose a queste categorie, sono rimasti senza gli ultra-ottantenni, ossia la fascia di popolazione che in caso di contagio rischia di più. Ora la regione cerca di voltare pagina. Dalla prossima settimana ogni medico di medicina generale avrà 3 fiale pari a 18 dosi. Sono previste assegnazioni aggiuntive nel fine settimana di Pasqua per chi ha molti assistiti over 80, in modo da tornare in pari.